A Casoli l'Istituto Statale di Istruzione Superiore Algeri Marino compie 50 anni, quindi un compleanno d'oro, possiamo dire, per questa scuola storica del circondario, della zona del Sangro Aventino. Ne parliamo con la dirigente scolastica, la signora Cavaliere, che si trova a festeggiare appunto da massimo dirigente questo evento da ricordare anche per i posteri. La mia gioia è poter partecipare a questo evento perché sono di recente a gestire questo istituto, che però è appunto rappresenta il territorio da molto più tempo rispetto all'azione attuale che noi svolgiamo. È un istituto che si è accresciuto nel tempo perché nasce come scuola tecnica commerciale, oggi si è arricchita di altri poli, liceo scientifico e l'istituto professionale, e quindi offre un'offerta formativa abbastanza ampia per i nostri studenti, sperando che in diversi canali occupazionali possano trovare lo sbocco per il loro futuro. Com'è strutturata questa scuola che penso dia sbocco a tante discipline per i giovani studenti? È articolata appunto in un indirizzo liceale, in un indirizzo tecnico e in un indirizzo professionale, per cui rappresenta il panorama ormai del sistema scolastico italiano e della sua articolazione. Quindi un'offerta appunto che potrebbe allettare e cercare di soddisfare tutte le richieste dei nostri studenti e delle famiglie di questo territorio. Inoltre ha un'azione integrativa sia per quanto riguarda l'azione amministrativa locale che per quanto riguarda lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'economia. E in ciò la scuola vuole sempre più favorire dei percorsi che siano non soltanto di costruzione di competenze teoriche, ma appunto di competenze agite nel campo, con degli stimoli che possono venire proprio dal mondo del lavoro e da idee nuove per poter anche magari inventarsi, perché no, nel futuro altre attività occupazionali. Per chiudere, signora Cavaliere, queste manifestazioni si raccolgono in un fine settimana davvero intenso. Possiamo riassumere, tutte le iniziative in programma? Oggi abbiamo il seminario della commemorazione, domani pomeriggio avremo un seminario tecnico di approfondimento per quanto riguarda gli aspetti di integrazione della scuola, ad indicare che una scuola è propositiva non soltanto di curricoli di studio abbastanza tecnici, sistematici, ma svolge un ruolo di stimolo e di politica culturale all'interno del proprio territorio. Infatti, non a caso si intitola Scuola con e per gli altri. All'interno occupiamo anche una manifestazione importante di solidarietà con un gemellaggio, un patto di amicizia o meglio con il Senegal, per cui avremo una delegazione del governo dell'imprenditoria senegalese. Dopodomani, l'ultimo giorno, avremo un importante ospite, un discendente di Algeri Marino, a cui è intitolata la nostra istituzione scolastica, Marco Panara, giornalista di Repubblica, nonché altre voci che rappresenteranno l'attualità e insomma, le possibilità formative che la scuola può filtrare e proporre di nuovo ai ragazzi.